Sanremo Giovani 2018, ultimo atto in diretta dal casinò per la prima conferenza del festival col direttore Claudio Baglioni. Fasolo ogni anno di più continua a costruire, quest'anno l'investimento è stato importante con 4 pomeridiani e 2 prime serate. Abbiamo dato il giusto risalto a questi giovani artisti, non solo ai vincitori. Fasolo, la conduzione di Baudo e Rovazzi resterà, per la composizione, l'ironia, l'empatia vista tra i due siamo fieri di questa proposta. Barbarossa è stato un leader in giuria e nei pomeridiani. 3 mesi di lavoro per questo festival, quasi una finanziaria, beh sì. Faremo meno danni, però. E bravo a Claudio. Baglioni, questo esperimento, come tutti, va forse ripensato. Noi non abbiamo fatto un nuovo programma TV, come detto anche per Sanremo, io posso limitarmi ad architettare qualcosa intorno al mio specifico. Mi unisco ai complimenti per questa coppia tra un giovane maturo e un maturo giovane. Baglioni, complimenti a Einar e Mahmood. La musica pop è l'unica musica davvero in evoluzione, in movimento, che rischia sempre, come una fanteria che cerca di portare a casa il risultato. Gli altri generi sono quasi museali, conservati nella loro classicità. La musica giovane si è rappresentata qui a Sanremo. Non è stato facile il lavoro della commissione che ha ascoltato più di 1500 canzoni. I 24 hanno portato un notevole standard qualitativo. Noi siamo soddisfatti, è sempre ardito portare 24 nuove proposte, non c'era nessuna intenzione di compiacere il pubblico, ma quella di supportare i giovani. Baglioni continua: il fatto di aver spacchettato i due festival, togliendo la sensazione di A e B, ci ha permesso di guardare al festival come tanti anni fa Sanremo fa una fotografia dell'esistente della forma canzone. Abbiamo scelto di preferire quello che sentiamo in TV, in radio, sul web, quello che alcuni artisti hanno saputo già conquistare live e che può avere come destinatario il grande pubblico. Quando mi è stato chiesto con Mazzi di Fiori di rifare Sanremo, ho pensato alla parola bis, che non vuol dire fare due volte il festival, ma di rifare il festival, di dare nuova linfa, di fare un festival locomotiva, non vagone, che traini quello che succede, che sia un'operazione di avanguardia, di presentare quello che potrebbe essere tra qualche mese e qualche anno, in un contesto di consumo bulimico. Il fatto di non ritirarsi dopo il successo della prima è stata anche una forma di responsabilità, per non dire che è stata solo una botta di culo. Vorrei dare un'immagine del contingente e di prevedere quel che sarà proiettato nell'immediato avvenire, quest'anno molto più ricettore che direttore. Intanto questa esperienza mi permette di immergermi nel grande mondo della musica italiana. C'è in questa selezione il gioco del tempo che non arriva mai. Proposte molto raffinate tra i big, grande vitalità da parte di ex Otago e Negrita, una nuova Arisa molto curiosa ed eccentrica, una tradizione con intenzioni portate avanti della Tatangelo, argomenti che spaziano dall'amore, raccontato anche se con linguaggio attuale. Li vorrei nominare tutti, ma se no dicendo un dicitore artistico, ma sento prepotente anche una comunanza del suono, anche attraverso i diversi stili. Tutto questo mi piace perché è l'edizione del 69, che dà comunque l'edizione del ribaltamento. Cast ardito e coraggioso? Sì. La rivoluzione è quella che va tutto il giro del cerchio. Mi piacerebbe fosse considerato interessante. Baglioni, per il suo carattere dimostra, Sanremo non può omologare. Non ho mai capito quale sia la classica canzone sanremese, ma che ci sia un canone immobile da 69 anni mi fa sensazione. Ne abbiamo sentite tantissime e mai abbiamo potuto dire che fossero canzoni uguali a qualcosa di molti anni prima. E poi penso che il festival sia composto da tante cose, il concorso, che adesso stiamo iniziando ad accettare. Questa apertura di credito verso la musica considerata meno sanremese vuol dire tanto. L'anno scorso non c'è stato neanche il tempo di farlo. Racconta anche di aver rifiutato 2 volte la conduzione con Fazio. Andò poi ospite nella sua seconda edizione. Nel suo insieme faremo concorso, celebrazione musica italiana con quadri ospiti, presentazione di artisti e anche uno show, che non è solo un super programma TV. Non ho un grande timore che ci sia un cast meno TV, ma se lavoreremo bene avremo un po' di fortuna, come l'anno scorso, faremo un festival comunque popolare. Chi è rimasto fuori dalla porta, si chiede? E anche vincitori integrati in tempi difficili. Baglioni risponde: Sanremo è stato anche un'occasione di rispolvero per i B. Quest'anno non lo è, non è quella la finalità. Qualche mio collega mi ha chiesto di tornare, ho un progetto, manco da tanto, conosco la potenza delle major. Anche se su questo punto poi ci si sono fatte delle serie su questa storia. In questa foto musicale c'è anche una foto del nostro paese in arenato a Cuba, il padre.